amici di Directa Sport, un buongiorno dall'Hotel Pegasus di Sassari, dove ormai lo sapete, si svolgono le finali nazionali di tennis tavolo targate Xen Sardegna. Saluto e ringrazio intanto due pilastri portanti del Comitato Sportivo Educativo Nazionale. Parlo ovviamente del segretario nazionale Tommaso D'Aprile alla mia destra, che ringrazio e che saluto, e di Francesco Corgiolu, presidente dello Xen Sardegna. Io direi intanto capitolo ripartenza, inizio per dovere di cortesia dal segretario nazionale, capitolo ripartenza. Xen riparte, ma diciamocela tutta, non si è mai fermato. No, effettivamente l'ente in campo nazionale, soprattutto in Sardegna, ha lavorato intensamente e, pianificando i campionati nazionali di tennis tavolo, ha voluto ribadire la presenza anche nelle discipline minori, però che hanno una grande valenza atletica. Tanta attività online anche nel periodo del Covid, e poi diciamocela tutta anche in questo senso, tanto cuore pulsante dell'Oxen nasce in Sardegna. Mi viene in mente la carovana del futuro integrato, che comunque qui ha avuto elementi della sua costruzione. Sì, come comitato regionale abbiamo organizzato diversi eventi, diverse manifestazioni. Come dicevi tu giustamente, la Sardegna, ma devo essere sincero, tutte le altre regioni sono state sempre vicine alle associazioni e ai nostri affiliati, soprattutto in questo periodo, e anche le altre regioni stanno ripartendo come noi, quindi non ci siamo praticamente mai fermati. Gli appassionati di sport attenderanno le tre finali, che ricordo riguardano le tre categorie giovanile, femminile e maschile, che arriveremo, che racconteremo tra poco. Ritorno però dal segretario nazionale, perché ho un'altra curiosità. Comitato sempre molto attento a tutto il movimento dell'associazionismo, siete stati molto vicini alle società in un momento di grande difficoltà, anche nel guidarli al reperimento di quelli che sono stati i contributi del governo. Insomma, avete fatto tante attività dietro la scrivania. Sì, effettivamente ci siamo prodigati affinché ci fossero potessero pervenire dei bonus alle associazioni sportive dilettantistiche e prossimamente anche ai comitati periferici, che coordinano sul territorio queste iniziative. Ed è per questo che la Presidenza nazionale ha già assegnato al Comitato regionale della Sardegna l'edizione del Campionato nazionale di tennis tavolo 2022. Questa è la buona notizia. Sì, sicuramente, infatti ringrazio la Presidenza nazionale, e volevo ringraziare anche la Regione Autonoma della Sardegna, l'assessorato allo sport, che è stato molto vicino alle associazioni, sia economicamente che sostenendole anche in questo periodo molto particolare. E aggiungo io, perché sono buone notizie, ne arrivo alla seconda tranche, quella definitiva, poi quella forfettaria da parte del Dipartimento dello Sport. Bene, diciamo che abbiamo un po' scavato attorno a tutti gli argomenti targati Xen, entriamo però a raccontare quello che è lo sport giocato, non prima di raccontare che cosa sono stati questi tre giorni a Sassari. Allora, sicuramente è stato un grande lavoro dietro, come sempre, fatto purtroppo in un brevissimo periodo. Abbiamo riscontrato alcune difficoltà ovviamente legate al Covid, avevamo degli iscritti che all'ultimo momento, proprio causa Covid, non sono potuti arrivare in Sardegna, ma nonostante questo siamo riusciti a organizzare un evento di valore, perché ha potuto assistere alle partite sia dei giovani, sia femminile che maschile. C'è stato molto agonismo, c'è stato molto divertimento, perché noi, come ho sempre detto, pratichiamo sport anche per divertirci. Quindi secondo noi, a prescindere come vanno le finali, perché per noi tutti hanno vinto, abbiamo ottenuto un buon risultato. Segretario, non cambi il mantra: giocare senza esasperazioni agonistiche, senza esasperazioni sportive, ma giocare per il piacere di farlo. Questo è il mantra del comitato. Effettivamente il tennis tavolo è una disciplina di alto valore educativo. Un tempo si praticava presso gli oratori, ora gli oratori non ci sono più, e quindi gli enti si devono prodigare affinché possano seguire in questa disciplina, che ha tanto valore educativo. Assolutamente sì. Bene, allora ringrazio Tommaso D'Aprile, segretario nazionale Xen, e poi Francesco Corgiolu, presidente del Comitato Xen Sardegna. Se siete d'accordo, do la giusta gloria, con l'applauso che arriva, ai protagonisti di questa finale nazionale. Iniziamo dalla categoria giovane. Allora vado a chiamare al mio fianco, vi ringrazio ancora, vado a chiamare Federico Petretto e Riccardo Ruiu.
Ciao ragazzi, buongiorno. Insomma, allora abbiamo due sassaresi, entrambi dodicenni. Insomma, ditemi un po', intanto cosa rappresenta il tennis tavolo per voi? Perché non vi rubo poi tanto. Il tennis tavolo è una bella disciplina che vi piace, ovviamente. È divertente. E poi c'è tanto dal punto di vista educativo. Siete emozionati? Un po'. Finale nazionale, c'è in palio il titolo italiano Xen. Io direi, potete andare a scaldarvi, ci sarà qualche istante e poi telecronaca affidata al nostro Simone Satta. Direi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo in diretta. Ricordo, Hotel Pegasus, finale nazionale Xen di tennis tavola. Più tardi. Ritrovati amici di Directa Sport, la cornice è quella dell'Hotel Pegasus di Sassari. Siamo qui per raccontarvi le finali nazionali Xen di tennis tavolo 2021. Primo incontro vedrà contro la categoria giovani Federico Petretto contro Riccardo Rugliu. Per capirci, Federico Petretto è il ragazzo che attacca dalla sinistra verso la destra, al contrario per quanto riguarda Riccardo Rugliu. Il primo punto segnato da Rugliu, presto arriviamo anche in grafica. Come potete vedere siamo già sul punteggio di 3-0 con Riccardo Rugliu che la fa da padrone, 4-0 dopo pochi secondi, anche addirittura con una schiacciata. Arriva il primo punto anche per Petretto. L'avversario però, Rugliu, approfitta immediatamente di un errore, 5-1, e quindi complimenti a entrambi i ragazzi che, ricordiamo, gareggiano per la finale. Sono entrambi dodicenni, vengono tutti e due dalla città di Sassari. Ricordiamo anche che la gara si svolge sui 3-11, si vince il game, quindi il resto è un classico match di tennis tavolo. Il punteggio ora che si attesta sul 9-2 per Riccardo Rugliu. È molto vicino la conquista del primo game. Altro errore stavolta di Federico Petretto, ne approfitta Riccardo Rugliu che ha ben 8 match point, o meglio set point. Ne ha già annullati due, Petretto. Vediamo se questo set ha intenzione di prolungarsi. Ne annulla un altro, 10-5. 10-5.
5 il punteggio da ripetere la battuta di Ruyu. Ragazzi molto concentrati, arriva anche il punto per Ruyu e l'undicesimo. Questo significa che Riccardo Ruyu porta via il primo set. Un 7-0 quindi per Riccardo Ruyu, essendo al meglio delle tre, se dovesse vincere anche il secondo si attesterebbe come campione nazionale Xen. Una bella soddisfazione anche per ragazzi che comunque, lo ricordiamo, hanno 12 anni e arrivano a una realtà come quella che offre il Centro Sportivo Educativo Nazionale nel massimo della forma. Pensiamo anche a quanto possano essere emozionati. Tanto, mentre vi parliamo, Ruyu guida ancora il set, punteggio è di 3-2. Altro punto per Ruyu. Stavolta è un game più aperto. Punteggio che si attesta sul 4 pari. Doppio tocco da parte di Petretto, punto quindi per Riccardo Ruyu. Manca il dritto, ancora punti per Ruyu. Va a lungo col dritto stavolta Petretto e allora settimo punto per Ruyu, break su 3 punti, prova a riavvicinarsi adesso Petretto col punto del 7-5. Diventa solo una la lunghezza di distacco fra i ragazzi, 7-6 il punteggio. Punteggio che si attesta sul 8-6, batte immediatamente per il 9-6, una schiacciata che non lascia scampo nella circostanza. Ah, Riccardo Ruyu, 9-7. 9-8, set che diventa particolarmente interessante, è netto. In questo caso sicuramente dovremmo vedere ripetuta la battuta anche per una seconda volta. Stavolta una battuta vincente che vale il decimo punto per Riccardo Ruyu. Quindi 2 match point per chiudere. Ed è arrivata la fine, vince col titolo di campione italiano Riccardo Ruyu, vince per 2-7-0. Undici quattro e undici otto il punteggio con cui Riccardo Ruyu si attesta come nuovo campione italiano 2021 Xen. Ricordiamo anche che vi offriremo anche le finali per quanto riguarda la categoria femminile e maschile. Per quanto riguarda la categoria femminile si sfideranno Cristina Merella di Bosa e Silvia Auzas invece, atleta di Sassari. Adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo per il continuo di queste finali nazionali Xen da Sassari. Ricordo, non seguo ovviamente quotidianamente il tennis tavolo, ma ricordo che c'è stato Umar Edu che ha fatto la storia del tennis tavolo. Era cagliaritano, se non mi sbaglio, io sono con Walter Maredu cagliaritano, sono andato subito a chiedere se si tratta dello stesso atleta che con Yan Ming ha giocato in Serie A alla Marcozzi. Walter Maredu, ma mi sembra che non sia altro. No, non sono io, è mio fratello che ha giocato negli anni 80, ha conquistato il titolo italiano 87-88 juniores, è entrato quindi a far parte della Marcozzi, che con Yaming, Costantini, Walter De Giorgi,
hanno conquistato per due volte il titolo italiano, lo scudetto. E sono stati degli anni abbastanza emozionanti anche per il tennis tavolo, che grazie a questa squadra ha portato appunto in Sardegna due volte il tricolore. Risultati quindi molto importanti. E più che altro premia uno sport che è stato, diciamo, tra i minori, come si dice, ed è sbagliato, in quanto è uno sport molto tecnico, dove esistono le scuole, dove esistono degli istruttori qualificati che ti approcciano appunto a questo sport meraviglioso. Io ho giocato, era 40 anni che non toccavo una racchetta, ho fatto la Serie D, stiamo parlando degli anni 81-82, ed è da allora che non ho toccato la racchetta, e sono orgoglioso di aver partecipato a questa selezione italiana. Dopo un percorso di un anno siamo arrivati appunto a questo evento. Maredu ovviamente era, lo ricordo, l'hai detto tu, mi chiama Roberto Maredu, che giocò con Yan Ming, ma è tutta la famiglia Maredu che di fatto ha fatto un po' la strada del tennis tavolo a Cagliari, Laura Maredu. Una famiglia di pongisti. Vabbè, insomma, io sono andato, ho trovato la notizia, l'eccellenza sportiva di questa tre giorni targata Xen Sardegna, proprio per dimostrare quanto l'età avanza, ma la passione per lo sport rimane, il desiderio di farlo senza quelle esasperazioni che ci siamo detti in precedenza diventano poi gli ingredienti per continuare. No, riprenderò ad allenarmi seriamente adesso. Se ne voglia di ripartire in maniera più attenta. Allora, l'anno prossimo riusciremo a raggiungere un obiettivo degno. Come ad esempio il titolo italiano targato Xen. Allora ringrazio Walter Maredu, ancora qualche istante, poi finale femminile per il titolo italiano tra Cristina Merella e Silvia Auzas. Grazie, a più tardi. E rieccoci quindi per raccontarvi la finale nazionale femminile. Ripetiamo, Cristina Merella e Silvia Auzas si sfidano per il primo posto di queste finali nazionali Xen che si tengono, come già detto, al Hotel Pegasus di Sassari. Una gara che sta per cominciare, o meglio, è appena cominciata, mentre contro atlete sarde, entrambe. Una di Sassari per quanto riguarda Silvia Auzas e una di Bosa. Parliamo ovviamente di Cristina Merella. Quasi ultimata la fase di riscaldamento. Possiamo quindi cominciare. Partita che va al via con Silvia Auzas, che segna il primo punto di questa partita, non solo, segna anche il secondo con un dritto vincente che le permette di breccare immediatamente e portarsi sul punteggio di 2-0.
primo punto anche per Cristina Merella, atleta di Bosa, si sblocca in questo match. Non riesce però a pareggiare la partita. Terzo punto invece per Silvia Uzas. Silvia segna anche il punto numero 4, break di 3 punti. Quinto punto di Silvia Uzas, prova a scappare immediatamente, distanza fra le due di 4 punti, prova a chiudere il primo game, occhio però al rientro da parte di Cristina Merella che segna 2 punti consecutivi, 5-3. Segna ancora Cristina, punteggio che dice 5-4. Atleta di Bosa non riesce a pareggiare la partita, si passa a 6-4. Ricordiamo che come per quanto riguarda la finale giovanile che vi abbiamo già raccontato, è la finale maschile che si dovrà tenere, anche questa finale femminile sarà al meglio dei 3 set. Siamo all'interno del primo, Silvia Uzas conduce per 7-4, ha appena segnato l'ottavo punto, ora battuta per Cristina Merella. Punto di Merella, servizio ancora per Cristina. Segna anche il punto dell'8-6. La rete non è amica di Cristina e allora servizio per Silvia Uzas che conduce di 3 lunghezze, 9-6. 9-6 che diventa 10-6, 4 set point per chiudere il primo set a disposizione di Silvia Uzas. La palla non colpisce il tavolino, 11-6 e il set lo porta a casa Silvia Uzas. Atleta di Sassari va 1-0 nel computo dei set. A 0 per Cristina Merella, va col doppio break a far indirizzare verso di sé questo secondo set. Non ci sta l'atleta sassarese che pareggia immediatamente. Stavolta il dritto e lungo punto per Merella. Servizio ancora per Silvia Uzas. Dritto troppo potente, quello di Cristina Merella, 3 pari. Punti nel giro di pochi secondi per Silvia Uzas, punteggio sul 5-3, servizio che passa
a Merella cambiando di mano. Fortunata con la rete qui Silvia Uzas, 7-3. Non precisa qui Cristina Merella, appunto Silvia Uzas, 8-3. Bello scambio qui fra le due atlete sarde, chiuso poi con l'errore da parte di Cristina Merella, 9-3. Qui, dopo 7 punti di fila, sbaglia atleta sassarese, 9-4, secondo errore, 9-5. Errore da parte di Cristina Merella, 5 match point a disposizione di Silvia Uzas, che segna anche questo. E allora, campionessa italiana Xen 2021, Silvia Uzas da Sassari, complimenti anche a lei, poi gesto di fair play che sempre ci piace. Chiudiamo ancora per qualche minuto in attesa di raccontarvi anche la finale maschile che metterà contro Roberto Zanghi di Messina e Mario Marielli di Sassari. Restate con noi. Allora rieccoci live dall'Hotel Pegasus di Sassari, terza e ultima finale, parliamo della categoria maschile contro Roberto Zanghi, atleta 48enne di Messina, e Mario Marielli, sassarese, 33 anni, gara che inizia in questo momento. Zanghi è l'atleta che vedete sulla sinistra, destra invece Mario Marielli, primo punto della partita di Marielli, punteggio sull'1-1. Dopo qualche indecisione, punto Zanghi. Mi va fuori. Scambio di punti molto veloce. 3-2 per Zanghi. Segna ancora Marielli. Fino a questo momento la finale più equilibrata a cui abbiamo la fortuna di assistere. 4-3 Marielli. Il punto
ancora Marielli con Zanghi che va troppo largo, un dritto in cui è stata data troppa forza. Punteggio sul 5-4 per Marielli. Pareggia Zanghi 5-5. Punto Marielli efficace, ricerca del rettangolo destro. Premiata la schiacciata di Zanghi, 6 pari. Sette sei per Zanghi. Primo vantaggio della partita del messinese. Pareggia immediatamente l'atleta di Sassari, punto a punto fino alla fine, 8-7 per Marielli. Segna ancora Marielli, break sul 9-7. Si avvicina la vittoria del primo set, terzo punto di fila, 10-7, 3 set point per Marielli. 4 punti di fila, primo set per Mario Marielli, bella lotta fra i due. Comincia immediatamente il secondo set. Sull'uno pari i due atleti, Marielli va largo, punto Zanghi che qui deve ripetere la battuta. Frequenza di punti molto alta, primo break della partita per Zanghi, 3-1. Stavolta va largo, secondo punto della partita di Mario Marielli. Volta la rete non è amica di Marielli, 4-2 Zanghi. Troppo largo il tentativo di rovescio da parte di Zanghi, 4-3. Impreciso nella circostanza Zanghi, pareggia il secondo set Marielli, 4 pari. Bisogno di una piccola pausa. Marielli se sembra poter ricominciare senza troppi problemi. Ripartiamo dal 4 pari, un set avanti Marco Marielli. Mario Marielli, chiedo scusa. Sbatte sulla rete Zanghi, primo vantaggio del secondo set per Marielli, 5-4. Il soffitto non conta. 5 pari, punto di Zanghi. Net da ripetere. Punto Marielli. Va avanti per la seconda volta in questo set, i due però sono sempre a contatto. Adesso prova il break Marielli, 7-5. Terzo punto di fila, 8-5. Ancora una volta 9-5, appena segna il quinto punto scappa via Marielli per la seconda volta che succede
questa cosa, 10-5, Marielli con 5 match point per il titolo nazionale. Punto Zanghi, 10-6 il primo andato. Il rovescio di Zanghi è lungo, Mario Marielli è il nuovo campione nazionale Xen. Complimenti all'atleta 33enne di Sassari, grazie a voi per aver seguito con noi questa manifestazione. Brevemente vi ricapitoliamo chi sono i vincitori delle categorie. La finale fra Federico Petretto e Riccardo Ruiu è stata vinta 2-7-0 da Riccardo Ruiu. Per quanto riguarda la categoria femminile, fra Cristina Merella e Silvia Uzza si è risolto tutto in 2-7-0 a favore dell'atleta sassarese Silvia Auzas. Per quanto riguarda quello che abbiamo appena visto nella categoria maschile, Roberto Zanghi e Mario Marielli si sono affrontati per 2-7-0, ha vinto il sassarese Mario Marielli, nuovo campione nazionale tennis tavolo Xen. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi fino a questo momento, l'invito è a rimanere collegati sui canali di Directa Sport.